siamo finite, siamo rovinate, siamo completamente distrutte. È arrivata l'intelligenza artificiale, ChatGPT, scrive tutto al posto nostro, noi moriremo poveri e senza lavoro. Questo non credo. Ciao a tutti e buon caffè. Allora, tema, diciamo così, di fine dicembre, dove ci sono stati un sacco di contenuti pubblicati, un sacco di considerazioni, un sacco di parole spese, più delle volte anche probabilmente male, riguardo a ChatGPT. Se non sapeste che cos'è ChatGPT, perché come avete fatto non lo so, diciamo è consideratelo una sorta di via di mezzo fra Google e una chat, dove c'è dall'altra parte un'intelligenza artificiale complessissima fatta da OpenAI che vi risponde e vi dà delle risposte veramente sorprendenti. L'arrivo di questa chat ha fatto sì che molti ovviamente ci facessero caso, vale assolutamente la pena provarla per rendersi conto di come funziona, di quello che può fare, via dicendo, e ci sono state un sacco di considerazioni a cascata dall'uscita di ChatGPT del tipo come può essere utilizzata e i contenuti sono di vario tipo. C'è da chi fa il super allarmista, perderemo il lavoro, saremo completamente fregati, eccetera, eccetera. C'è chi è il super entusiasta che dice: oh, non lavoreremo più, perfetto, ho trovato un modo per fare milioni di milioni di milioni facendo lavorare l'intelligenza artificiale al posto mio. C'è chi si è spinto a dire: alcune categorie professionali, quindi in verticale proprio, sviluppatori e giornalisti, ad esempio, non lavoreranno più, non avranno più lavoro, perché? Perché ChatGPT è in grado di scrivere articoli di giornale plausibili, visto anche comunque il confronto, e programmi per computer, quando gli si dice chiaramente scrivimi un programma per. Ma sarà vero? Ma sarà vero che queste categorie spariranno? Ma sarà vero che la potenza di questa intelligenza artificiale è tale da sostituire l'uomo anche in queste attività? No, no, no. E per dimostrare questo, ho lanciato il guanto di sfida a ChatGPT e sono riuscito a fregarlo in un paio di occasioni. Facciamoci due risate. Ecco qui, domande abbastanza semplici se vogliamo fatte a ChatGPT e alla fine trovano delle risposte che uno dice l'ho fregato, ma ho provato anche a dire la verità a fare anche altre domande stupide, tipo di che colore era il cavallo bianco di Napoleone, pesa di più un chilo di piume, un chilo di ferro, e lì sul mezzo pollo vivo morto, come dire, non ha colto la sfumatura ilare della cosa, e quindi ChatGPT ci toglierà il lavoro o ci farà lavorare in maniera diversa? Ed è uno stupido o è un genio? Probabilmente sì.
C'è una risposta che potrebbe dare già GPT, ma tutte queste cose qua sono vere, ma bisogna capire entro quali confini, entro quali limiti. Prima domanda, ci toglierà il lavoro? Dipende, nel senso, è stato detto che toglierà il lavoro ai giornalisti, ad esempio, perché è in grado di scrivere articoli. No, no, non penso, perché ChatGPT, ad esempio, sulla notizia o recupera le informazioni sulla notizia altrove, quindi qualcun altro deve aver scritto quelle cose prima che lui le vada a imparare, o, come dire, sulla notizia è in grado di scrivere poco, assolutamente nulla, tant'è che a tuttora il training di questa intelligenza artificiale non è, come dire, aggiornato ai fatti recenti, ma è fermo un po' di tempo fa. Quindi, per tutto quello che riguarda, ad esempio, la cronaca, no. Per quello che riguarda altri tipi di articoli più sul contenuto, attenzione, perché anche qui talvolta si sono visti pezzi di composizioni di ChatGPT che, come dire, ogni tanto non erano particolarmente coerenti nel filone del discorso, oppure sembrava che ci fossero un po' di indecisioni. L'altra categoria, gli sviluppatori, ChatGPT, se gli chiedete scrivimi un codice in JavaScript, in Python per, non so, ordinare un array, per accedere a un database, prende e te lo scrive. Questo vuol dire che toglierà il lavoro ai programmatori? Manco per il cavolo, perché l'ho visto, l'ho provato, è molto interessante, ma io prima di prendere un codice scritto da terze parti, ma a maggior ragione da un'intelligenza artificiale, che cosa fa in realtà? Va a fare un collage di altri codici che ha visto da altre parti e quindi, come dire, prima di andare a prendere quelle righe e metterle in produzione, da qualsiasi parte, va fatto un test da cima a fondo, bisogna controllare tutto molto bene. Allora è inutile? No, non è inutile, potrebbe essere utilissimo per esempio per farti degli snippettini di codice da cui partire, quindi toglierti una parte di lavoro di ricerca. Esempio, non ho mai scritto un pezzo di codice per connettere Python a un database, ecco che invece di passare ore a guardare magari Stack Overflow e esempi di questo genere, posso prendere quello, guardarlo, poi mi studio però la documentazione, poi vado ad approfondire, eccetera, eccetera, e lo uso come base di partenza, come facilitatore dell'avvio. Quello su quello non dite sì. Ma posso mai andare a chiedere a un'intelligenza artificiale di farmi il design di un'architettura di un software, di qualcosa di più complesso rispetto alla funzioncina, allo snippettino di codice? Quello al momento assolutamente no. Ora a questo punto mi tocca però chiarire una cosa: non sto dicendo che quella chat lì, che quell'intelligenza artificiale è inutile, e non sto neanche, come dire, non vesto neanche i panni di quelli che sono contrari a queste cose, anzi io sono molto curioso e molto, come dire, anzi entusiasta di vedere queste applicazioni e di capire come ci possono effettivamente migliorare la vita, ma ancora a certi livelli di quel tipo lì chiaramente non ci siamo, ma potremmo arrivarci più in là, servirà dell'altro lavoro, se lavorerà tanta altra ricerca, ma al momento non siamo lì. E quindi rispetto a tutte queste considerazioni, allora ci sono considerazioni di tipo etico, ci sono considerazioni di tipo lavorativo, ok? Allora per quelle etiche, non guardate me perché, come dire, sul discorso etica non sono certo fortissimo, ma vi rimando a chi invece veramente ne sa a pacchi, cioè Massimo Chiriatti con il suo Humanless e con la seconda, diciamo, il continuo di questa ricerca sull'intelligenza artificiale che è Incoscienza Artificiale. Assolutamente da leggere se volete chiarirvi le idee sul punto senza, come dire, troppi blatteramenti. Ma sulla parte lavoro potrebbe esserci una cosa interessante del tipo: moriremo tutti disoccupati, lavoreranno le intelligenze artificiali? No, allora non toglieranno la categoria dei giornalisti, non toglieranno la categoria degli sviluppatori perché non andranno a categoria. Secondo me andranno a livelli, cioè le intelligenze artificiali arriveranno e elimineranno il lavoro mediocre. Elimineranno il lavoro di routine, elimineranno il lavoro dove basta fare, non bisogna pensare. E questo volendo non molto una buona cosa, perché vuol dire che effettivamente tutto quel strato di lavoro oramai di bassa di manovalanza non deve più farlo una persona. L'idea sarebbe, si spera, perché l'ipotesi è che vada anche diversamente, che ci si dedichi a qualcosa di più alto livello, se ci si arriva, ok, speriamo, non lo so, è un'ipotesi, è una possibilità. Ora, rispetto a questo però c'è anche un grosso rischio, secondo me, una delle cose che bisognerebbe un attimino capire bene come gestire, perché
Perché già adesso stanno cominciando a nascere delle iniziative per cui si fa fare l'articolo all'intelligenza artificiale, si fa fare il testo del video, l'ho visto provare a fare, all'intelligenza artificiale, si fa il post con l'intelligenza artificiale, si producono contenuti con l'intelligenza artificiale. Ora, cosa succede successivamente? Che questi contenuti diventano a loro volta feedback che vanno a addestrare altre intelligenze artificiali, quindi si crea questa sorta di loop che potrebbe diventare un circolo vizioso molto molto pericoloso. Perché? Perché se è vero che ChatGPT 3 e le altre intelligenze artificiali di quel tipo che verranno fuori elimineranno il lavoro mediocre, non è che come dire, lo cancelleranno, lo sostituiranno, cioè faranno loro il lavoro mediocre al posto degli altri, ma sempre di lavoro mediocre si tratta. E quindi il problema è, come dire, avere una enorme iperproduzione di mediocrità e divenire inondato da questa. Perché? Perché costa meno, perché oramai è alla portata di tutti e perché si fa praticamente da sola. Ce l'avessi avuto io a disposizione quando dovevo fare le ricerche da piccolo, quelle robe noiosissime che oramai non hanno più senso. Ecco, ChatGPT è anche un segnale di come deve cambiare la nostra società rispetto all'informazione e anche rispetto all'apprendimento. Quindi mi aspetto che prima o poi, come dire, potrebbe esserci anche un grosso instupidimento perché la gente invece di fare proprio lavoro lo subappalterà all'intelligenza artificiale che gratuitamente gli produce il risultato, quindi non impara niente. Non lo so. Tutti i temi assolutamente da vedere, però diciamo che siamo ancora passi indietro rispetto a quello che la gente teme, rispetto a quello che la maggior parte delle persone sta parlando. Ma questo non vuol dire che non bisogna occuparsene, questo non vuol dire che non bisogna cominciare a farci sopra dei ragionamenti, porsi degli interrogativi, sia nel come utilizzarlo al meglio, sia come evitare che questa cosa possa essere, come dire, un boomerang che ci torna nei denti. E comunque sia, viva l'intelligenza artificiale quando questa è al servizio dell'umanità, quando è al servizio dell'uomo e non quando, come dire, questi ruoli vanno a ribaltarsi, ma se c'è qualcuno che li fa ribaltare, non è certo l'intelligenza artificiale. Quindi, Terminator sereno, stai lì tranquillo, tanto c'è sempre da parte John Connor. E noi ci vediamo al prossimo caffè. Ciao!